Diciamolo, Mithia Jaluz, presidente della società velica Barcola Grignano, ha tirato un sospiro di sollievo stamani. Il sole e il vento in attenuazione sembrano aver allontanato le minacce di rinvio posticipo della regata in programma domani e la festa che alla fine è anche la festa della città entra davvero nel vivo. Dovrebbero esserci condizioni ottimali per celebrare assieme questa festa del mare che sarà la 53 edizione della Barcolana, quindi giornata ancora dura di organizzazione ma il villaggio è aperto, ci sono tante persone, un, si respira un clima di festa, di voglia eh, davvero di ritrovarsi. Anche il il villaggio Barcolana che nei giorni scorsi era stato chiuso causa del meteo inclemente, oggi era animato come ogni vigilia, anche se forse ma comprensibilmente un po' meno rispetto agli altri anni. Alle 13 gli iscritti avevano toccato quota 1629, un numero che certamente sarà cresciuto nel frattempo, ma stavolta anche in questo caso comprensibilmente i numeri contano poco di fronte alla voglia di ritrovarsi. Quest'anno come noto non abbiamo puntato sul numero degli iscritti, ciò sono arrivati tanti ma tanti armatori, nonostante il vento, nonostante le difficoltà di contesto, però questo significa che c'è gran voglia di essere presenti, di ripartire, di ritrovare la felicità di stare assieme. Abbiamo alle spalle un anno e mezzo veramente difficile e questa barcolana segna davvero una ripartenza. Vero è che a volte la Kermesse così piena e totalizzante rischia di far dimenticare che Barcolana è anche Coppa d'Autunno, ovvero una regata competitiva che quest'anno, anche in virtù delle condizioni meteo che si prospettano per domani, presenterebbe già un favorito con il vento sopra i 10 nodi, 10-12 nodi è certamente favorito. Domani è altamente probabile che ci siano condizioni di vento forte, quindi Furio Benussi con eh, Lorenzo Bressani, Stefano Spangaro è un team eh, davvero importante, il navigatore Andrea Caracci e tutti gli altri che non posso citare, eh, solo perché dimenticherei qualcuno, sono certamente favoriti, però eh, ci sono anche altre barche molto molto competitive.